Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Stefania. In questo video vi mostro come realizzare i fagottini in pasta sfoglia ripieni di crema nocciolata e confettura. Gli ingredienti che ci occorreranno sono nocciolata senza latte della Rigoni di Asiago, della confettura a piacere e ovviamente della pasta sfoglia. Poi ci occorreranno dei supporti per i cannoli e degli stampini per creare dei panzerottini. Il procedimento è semplicissimo. Stendo la mia pasta sfoglia sul piano da lavoro. Con il dorso dello stampino per creare i fagottini, prelevo della pasta sfoglia circolare. Infarino lo stampino dalla parte in cui si crea il fagottino, metto su la pasta sfoglia di forma circolare, la faccio bene aderire, inserisco la confettura o la nocciolata e gli do la forma appunto utilizzando lo stampino. Con la pasta sfoglia che mi rimane creo delle striscioline e utilizzo i supporti per i cannoli. Li infarino e avvolgo le striscioline di pasta sfoglia su di essi facendole ben aderire in modo che in forno, in cottura, non si sfaldino. Quando ho terminato tutto l'impasto della pasta sfoglia, li adagio su una placca da forno. Io uso il tappetino, quello in silicone che va in forno ad alte temperature. Voi, volendo, potete utilizzare la carta da forno naturalmente. Con una mistura di acqua e zucchero li spennello e adagio su un po' di zucchero semolato bianco, ma va bene anche quello di canna, verranno più colorati. Inforno i miei fagottini a 170 gradi circa in forno già caldo e sto bene attenta e li guardo a vista perché non posso dare una tempistica. Nel mio caso io ci sono stata soltanto 10 minuti, però ovviamente il tutto cambia di forno in forno, quindi regolatevi in base alla temperatura e alla potenza del vostro forno. Diciamo che ci vogliono circa 10 minuti, 15 minuti a 170 gradi. Appena sono ben dorati, li estraggo dal forno e li lascio che si raffreddino. I piccoli cannoli li farcisco tutti di crema nocciolata, senza lattosio naturalmente, mentre i fagottini li cospargo semplicemente di zucchero a velo e poi li servo su un bel vassoio. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, così da non perdere i prossimi video.
Seguitemi anche sui canali social che vedete qui in sovraimpressione, di cui trovate il link giù nell'info box. Ciao e al prossimo video!